Nel momento in cui siamo andati a cercare le piante di vita aglianico per individuarne cloni interessanti, quando dico interessanti dico questo aspetto qui, un aspetto morfologico funzionale. L'aglianico del vulture è il vitigno più tardivo nella raccolta, quindi molte volte si finisce a raccogliere a fine novembre, addirittura inizio dicembre. Quando da noi, dopo aver avuto l'estate torride, in realtà poi comincia un autunno piuttosto piovoso, umido, con nebbie, piogge, freddo, neve. E quindi è chiaro che se l'uva rimane sulla pianta, per periodi così lunghi in cui si rischia di andare incontro alla cosiddetta cattiva stagione, il rischio di perdere la sanità del prodotto in termini di muffa o altro è molto forte. Allora, è chiaro che se noi selezioniamo vitigni più precoci, e vitigni che danno uve con una forma spiccatamente a V, abbiamo la possibilità di far sgrondare rapidamente l'acqua. Se poi c'è molta cera, molta pruina, ha una funzione anche idrorepellente, se poi è anche un po' spargolo, l'aria può passare dentro e può asciugare rapidamente il grappolo. Quindi questo è un aspetto funzionale, strategico per la sopravvivenza del grappolo sano sulla pianta. E quindi siamo andati alla ricerca di queste piante che potessero essere piante madri per generare quindi una discendenza o essere moltiplicate in una certa maniera, quindi costituire dei ceppi importanti. Questo è stato il punto di partenza, cercare piante interessanti e che facessero almeno per 3 anni questo tipo di grappolo, che indicativamente era come lo volevamo noi. Girando però per le vigne, e ne ho girate, ma tante, proprio tante, 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 ho avuto anche la sensazione di trovarmi di fronte non tanto a cloni di aglianico, ma a qualcosa di diverso. Per cui con San Michele all'Adige si è avviata una ricerca, è durata un paio d'anni, e abbiamo individuato quindi piante che non erano aglianico. E chiaramente poi non soltanto quelle a bacca nera, poi abbiamo cominciato a vedere anche quelle a bacca bianca. Siamo andati a cercare anche i testi per vedere cosa ci fosse in giro, per cui alla fine varie indagini effettuate prima del 1900 ci dicono che ci stavano anche un centinaio di vitigni diversi. Chiaramente all'epoca un vitigno poteva essere identificato con un nome diverso, ma magari era la stessa cosa, cambiata da zona a zona, veniva identificato con un nome del luogo a cui i contadini si erano in qualche modo affezionati o tramandati queste idee. Però poi col DNA noi abbiamo avuto la possibilità di poter verificare e controllare se poi effettivamente si trattava di un'omonimia o effettivamente di un qualcosa che già esiste o che addirittura non è censito diciamo, nel database vitivinicolo disponibile ad oggi, che chiaramente si arricchisce giorno per giorno, ma insomma si fa la fotografia su quello che uno ha in quel momento lì. E così nasce l'idea di individuare questi vitigni qua e di metterli a coltura. Ne abbiamo individuati una quarantina e li abbiamo messi a coltura in 2 ambienti diversi, in particolare in agro di Maschito e in agro di Ripa Candida. Però poi avevo bisogno anche di un supporto anche più tecnico, scientifico per raccogliere dati e quant'altro, perché capite bene è un lavoro piuttosto complesso. Allora, di lì abbiamo coinvolto l'Università di Potenza e l'Istituto di Turi, il CRA di Turi, e con loro abbiamo poi, diciamo, trovato anche delle linee finanziarie per poter portare a termine questo progetto. Da lì abbiamo coinvolto anche altre 2 aziende, una nel Materano e una nell'altra Val d'Agri. E il materiale è stato preso, è moltiplicato, verificato da un punto di vista sanitario e poi innestato in campo in 3 ambienti totalmente diversi. E quindi tutto questo poi ha prodotto la possibilità di poter studiare, 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 ricercare, ottenere dati e alla fine, piano piano, tutti questi vitigni verranno poi omologati e iscritti nel registro delle varietà. Tra questi, il primo è già stato fatto, il Guarnaccino.